gli amici che hanno avuto il coraggio di chiudere quella sede perché è finito quel tipo di periodo, ne hanno aperto un'altra, ma non è una sede di un partito normale così, noi non siamo un partito, noi siamo un movimento dove praticamente il movimento crescerà politicamente, crescerà per le cose giuste, per la giustizia, per le denunce. E allora per fare questo, questi amici cosa hanno fatto? Hanno cercato un locale che sia grazioso, che si possa contenere nel prezzo, e continua a avere, cioè avere fiducia delle persone che hanno iniziato questa lotta, perché signori miei, la lotta, la battaglia inizia adesso, non è vero, noi non siamo arrivati, non è vero perché abbiamo già niente, da zero, e signori miei, nessuno ha promesso niente, nessuno ha pagato un voto, allora se questo è veramente un voto, c'è una, più che voto praticamente un rapporto d'amicizia, una fiducia, questa fiducia deve crescere, perché signori miei, le denunce, le battaglie si fanno insieme, non si vengono a costruire solo nel periodo elettorale. Noi infatti stasera siamo qua, distanti dal periodo elettorale, distanti dalle altre elezioni che si vorranno fare. Noi saremo sempre presenti, infatti la sede è proprio aperta a tutti, non ci sono né porte chiuse, né finestre chiuse. Le porte sono aperte, certo, se qualcuno è un po' pesante, magari volerà dalla finestra, perché magari ha sbagliato treno. Qualcuno ha detto, questo treno che è iniziato è troppo nero, troppo sporco, non mi posso avvicinare. Ebbene, adesso che il treno inizia a prendere colore, comincia rullando, molte sono le morti che si avvicinano. Però siamo attenti, signori, questo è un movimento dove ognuno di noi si deve alzare le mani, che permette di far lavorare, nessuno darà niente, tutto quello che facciamo è nostro. Quindi, signori miei, invio solamente un saluto, un inizio, poi parlerà praticamente una persona di Mussumeli, una delle tante che effettivamente ha portato avanti questo gruppo e questa battaglia, parlando persone e persone. Noi più volte a Mussumeli siamo venuti qua a incontrare persone, ma non era la ricerca del voto. Io mi ricordo mai nessuno ha detto di votare per questo. Io ho detto solamente, questo è il movimento, fare tanto, non avete paura, se ci sono fatti bisogna denunciarli, ma non dire solamente, ah ho sentito dire, ah ho visto, non è così. Signori, per qualunque cosa, non ci sono qua né tessere, non ci sono... Buonasera a tutti, è per la seconda volta che presento a Mussumeli Leoluco Orlando. Lo faccio con piacere perché anch'io ho sete di giustizia. E insieme a Leoluca spero di trovarla. Tutta la Sicilia ha dimostrato di volere cambiare votando la rete. Mussumeli ha dato alla rete 342 voti. Io che vivo in questa piccola realtà so quanto è importante questo numero, 342. Molta gente ha paura di cambiare simbolo perché pensa di essere scoperta. Molti sono delusi dalle varie speranze che hanno alimentato in loro vecchi volponi politicanti che usano le promesse facili per tenersi vicino a un certo numero di votanti. Chi non ha nulla da temere o da perdere vota quello che crede giusto. A tutti i giovani di Mussumeli, ai meno giovani io dico, ricordate che milioni e milioni di uomini sono morti per darci la possibilità di votare. Non sprechiamo ogni volta la possibilità di dire no alle ingiustizie e agli uomini sbagliati. Io vivo a Mussumeli da quando sono nata. A volte ho odiato questo paese per le cose che ho dovuto subire e l'ho fatto in silenzio. Ma poi quando l'esperienza mi ha temprato il carattere, ho capito che è necessario gridare per essere ascoltati. Non è vero che col tempo le cose si aggiustano come gli altri vogliono, non come vuoi tu. E poi non è disgustoso subire gli eventi. Lottiamo per essere noi i fautori di ciò che vogliamo. Chi pensa con la propria testa e fa valere i propri diritti è rispettato e temuto. Così io voglio la gente del mio paese e della mia bella Sicilia. Ecco perché credo nella rete in Orlando. Perché penso che sono l'espressione della mia voglia di crescere. La parola a Leoluca. Sembra un sogno, eppure è una realtà. Quando qualche mese fa, non molti mesi fa, quando pochi mesi fa, abbiamo iniziato il 21 marzo appunto questa esperienza di questo nuovo movimento nazionale, pochi credevano che sarebbe stato possibile
essere al punto in cui siamo arrivati. Pochi immaginavano che avremmo avuto tanto consenso. Pochi immaginavano che sarebbe nata l'unica esperienza di novità della vicenda politica italiana. E siamo qui oggi a commentare un risultato elettorale. Un movimento che si presenta il 16 di giugno, non ha ancora compiuto 3 mesi, essendo nato il 21 di marzo, ed è la quarta forza politica della Sicilia. 2,5 volte il Partito Liberale, 1,5 volte il Partito Repubblicano, 1,5 volte il Partito Socialdemocratico, la quarta forza della Sicilia. Un numero di consensi ottenuti in tutti i comuni, in tutte le città, in tutti i centri grandi e piccoli della Sicilia, la seconda forza politica della città e della provincia di Palermo, con il 26%, 2,5 volte in più della terza forza, che è il Partito Socialista Italiano. Chi ci avrebbe creduto 2, 3, 4 mesi fa, se avessimo detto che sarebbe accaduto questo? E questo è accaduto non perché Orlando è bravo, non perché Filippo, Alfonsino e tanti altri hanno lavorato bene. Tutto questo è accaduto perché oggi in Sicilia c'è una grande voglia di cambiamento. C'è una grande voglia di cambiamento e c'è un numero alto, altissimo di persone, di uomini liberi, di quelli che Giampaolo Pansa chiama i cani senza collare. Abbiamo dimostrato in Sicilia che esistono migliaia e migliaia di cani senza collare. E alla vigilia delle elezioni c'era qualcuno dei politici tradizionali che diceva che non aveva preoccupazioni, che non si preoccupava perché tanto, dicevano, abbiamo i cani attaccati. E parlavo di noi, parlavo di persone che hanno 2 occhi, un naso e una bocca. Abbiamo i cani attaccati. Il 17 giugno a più di uno ci è rimasto in mano il collare senza cane. I cani se ne erano andati via. Perché ci siamo stancati. In Sicilia tanta gente si è stancata di subire la mortificazione di frequentare anticamere di politici impresentabili per ottenere, come se fosse un favore, quello che è un diritto, a cominciare dal diritto al lavoro. E oggi viene dalla Sicilia un grido forte, un grido alto di cambiamento. Sono stato ieri a Formia e questa mattina a Frosinone, nel cuore della Ciociaria, e a Formia come a Frosinone c'è una realtà come a Mussomeli. Ci sono persone che si incontrano, si aprono le sedi, nascono movimenti, si aprono le sedi, nasce un movimento senza che nessuno dia soldi, perché questo è straordinario. È straordinario che ogni realtà si organizza da sé, trova in sé le ragioni per andare avanti, ed è per questo che io colgo questa occasione per dire a quanti credono in questo movimento di contribuire qui a Mussomeli, alle spese del movimento a Mussomeli, perché noi dietro le spalle non abbiamo né tangenzieri, né mafiosi, né imprenditori, né gente ricca. Ognuno di noi mette se stesso in questa vicenda e insieme siamo una grande forza. E adesso che siamo presenti all'Assemblea regionale siciliana con un gruppo parlamentare che ha cominciato a far sentire la sua voce, siamo certamente più rispettati di prima, siamo anche più temuti. Ed è per questo che aumenteranno gli ostacoli e le difficoltà. E aumenteranno gli ostacoli e le difficoltà perché già c'è qualcuno che col pallottoliere si fa i conti di quanti deputati e quanti senatori prenderemo alle prossime elezioni nazionali. Siamo oggi l'unico elemento di novità della vicenda politica italiana. E in tutta Italia, da Udine a Pachino, da Trapani a Torino, c'è gente che si organizza, che si mobilita, che crede possibile cambiare. Noi non siamo, come qualcuno dice, una Lega. Noi non siamo né una Lega né ripetiamo l'esperienza del minazzismo. Noi siamo un grande movimento nazionale che ha sede in tutta Italia, che è forte in Sicilia. In Sicilia è forte, anzi è fortissimo, ma questo movimento è tanto forte in Sicilia quanto è forte in Friuli. È tanto forte nel Veneto quanto è forte in Puglia. È tanto forte in Toscana quanto è forte in Piemonte. Perché c'è oggi in Italia un grande bisogno di cambiamento. E la politica appare sempre più costretta dentro una gabbia. Avete visto il dibattito parlamentare sul messaggio del Capo dello Stato. Sembravano tanti topi chiusi dentro una gabbia che si uccidevano l'un l'altro. Tanti topi chiusi dentro una gabbia a soffocarsi e a mordersi l'un l'altro, senza nessun gatto. Lo stesso Presidente Cossiga non è un gatto che mangia i topi, è un topo più grosso degli altri, ma un topo come gli altri, che partecipa a questo gioco, al massacro. E fuori da quella scatola c'è la gente, fuori da quella scatola c'è l'Italia, che il 9 di giugno, con il referendum elettorale,
ha detto no alla politica dei Craxi, degli Andreotti, dei Gavari sempre. Ha detto no alla politica di Andreotti, dei Gavari, dei Craxi di sempre, votando sì nel referendum elettorale e dicendo con forza il bisogno, la volontà di cambiamento. Ebbene, oggi in Italia siamo milioni di uomini liberi, di cani senza collare, di persone che vogliamo cambiare e che crediamo possibile cambiare. E questo nostro movimento, che nasce così, nasce il 21 marzo, che nasce fortemente radicato nella realtà siciliana e che pure è un grande movimento nazionale, si collega ai grandi fatti di cambiamento, da una parte e dall'altra del muro di Berlino. Si collega all'esperienza di Jackson negli Stati Uniti d'America, all'esperienza di Shevardnadze in Unione Sovietica. Sarà un caso che Shevardnadze mi abbia chiesto la traduzione in lingua russa del nostro manifesto costitutivo, e ha fatto in fondo anche lui la sua rete. L'ha chiamato Movimento per le Riforme Democratiche, come assomiglia al nostro Movimento per la Democrazia. Perché oggi non c'è più possibile, non è più possibile tenere chiusi dentro le scatole gli uomini liberi. Occorre mettere insieme, mettere appunto in rete, non cadere nella rete. Non si cade nella rete, ci si mette in rete, ci si mette in comunicazione, in collegamento con quanti la pensano come noi. E abbiamo scoperto che oggi in Italia siamo milioni a voler cambiare, e abbiamo scoperto che possiamo cambiare. Possiamo cambiare affermando alcuni principi molto semplici, affermando come sia importante il valore della pace. Il nostro movimento ritiene che la pace sia un elemento essenziale per la convivenza tra i popoli, ed è per questo che 20 giorni fa sono stato a Gorizia con gli amici friulani della rete e poi sono stato a Nova Gorizia in Slovenia e ho assistito a quello straordinario spettacolo dell'incontro delle mamme slovene, delle mamme serbe con i soldati. È lo spettacolo nel quale le mamme serbe dicevano ai loro figli, soldati, dicevano di lasciare le armi, di abbandonare la guerra, e per essere convincenti, per convincere, dicevano ai loro figli, che erano con loro le mamme di quei soldati sloveni che loro rischiavano di uccidere se avessero continuato a fare la guerra. Perché c'è oggi in Europa, nel mondo, un grande bisogno di pace, quel bisogno di pace che purtroppo in queste ore viene mortificato e soffocato dai carri armati, dalle armi, dalla logica brutale degli stati che non capiscono che la gente è cambiata, che la gente non ne può più di subire morte, mortificazione e guerra in nome degli interessi di pochi. Così come il nostro movimento si costruisce intorno al valore dell'ambiente, un ambiente a misura d'uomo. Ed è importante un ambiente a misura d'uomo, perché se l'ambiente non è a misura d'uomo si mortifica l'ambiente, ma si mortifica anche il modo di vivere dell'uomo. Siamo un movimento che ha alcuni obiettivi molto semplici, che abbiamo portato dentro l'Assemblea regionale siciliana e che porteremo dentro il Parlamento nazionale. Il nostro obiettivo è quello di riformare le regole del gioco, cominciando con ridurre il numero dei parlamentari. L'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, 1000 deputati sono troppi, 1000 parlamentari sono troppi, così come 90 deputati all'Assemblea regionale siciliana sono troppi. Ed è per questo che non appena inizierà la normale attività dell'Assemblea regionale siciliana, noi presenteremo un disegno di legge che prevede la riduzione del numero dei parlamentari, e vedremo quanti saranno d'accordo con noi e quanti invece resisteranno, cercando in qualche modo di impedire la diminuzione dei parlamentari, perché l'abbiamo visto in campagna elettorale. C'erano esponenti politici che volevano portare i 90 deputati, pensate, a 120. Era l'onorevole Mannino che voleva portare a 120 il numero dei deputati, così come l'onorevole Lauricella voleva portarli a 140, perché in testa l'onorevole Mannino aveva di far diventare deputato un altro fratello in aggiunta a quello che è già diventato deputato, e l'onorevole Lauricella in testa di far diventare deputato un altro portaborse in aggiunta ai tanti portaborse che hanno portato l'Assemblea regionale siciliana. Noi non siamo per aumentare il numero dei deputati, siamo per ridurli alla metà. Siamo ancora perché si elimini l'immunità parlamentare, perché l'immunità parlamentare è una vergogna. Pensare che un deputato, solo perché è eletto, non risponda ai delitti che commette è un'offesa alla giustizia e alla dignità degli uomini e dei cittadini. Siamo ancora perché ci sia l'elezione diretta del sindaco e degli assessori, del presidente della giunta e degli assessori provinciali, del presidente e della giunta regionale, perché ogni elettore possa scegliere con nome e cognome chi governerà la città, chi governerà la provincia, chi governerà la regione, per evitare che accade quel che oggi accade,
che gli elettori, i cittadini, scelgono qualcuno come consigliere, come deputato, e poi i soliti padrini e padroni delle tessere scelgono chi debba fare il sindaco, l'assessore o il ministro. Noi siamo perché ci sia un rapporto diretto fra elettore ed eletto, perché finalmente anche in Italia vi sia una democrazia come in tutti i paesi d'Europa, dove l'eletto risponde agli elettori e dove è possibile far valere la responsabilità dell'eletto. Invece da noi non è così. Da noi accade che l'eletto è eletto dai cittadini, poi risponde ai padrini e ai padroni delle tessere. Siamo ancora perché nel nostro paese la giustizia funzioni. In Italia la crisi della giustizia è diventata crisi di democrazia e noi assistiamo che oggi che coloro i quali dovrebbero raggiungere verità e giustizia finiscono spesso con l'accontentarsi di qualche promozione, di qualche incarico e non fanno più il loro dovere come dovrebbero fare, fino in fondo il loro dovere. Perché noi siamo l'unico paese democratico al mondo, non ci stancheremo mai, ripeto, siamo l'unico paese democratico al mondo dove tutti i diritti politici sono tutti impuniti. E dove accade cioè che personaggi come Cunnella, come Lima, come Draco, come Andreotti non rispondono dei reati che commettono. E la gente chiede giustizia e più tempo passa più si convince che se appartieni a una corrente, a una tenda, a un partito forte non ti tocca nessuno. Tutto questo però adesso sta cambiando. Tutto questo sta cambiando perché i cani senza collare hanno trovato la forza di mettersi in rete, hanno trovato la forza di dire basta e di volere un cambiamento possibile. Siamo ancora perché ci sia una libertà dell'informazione. In questo nostro paese dove l'informazione viene troppo spesso drogata, siamo ancora perché si affermi con forza il principio di solidarietà e perché il lavoro sia un diritto e non un favore. Quante famiglie vengono mortificate, quante vite vengono mortificate, quante dignità umane vengono mortificate per cercare di richiedere come se fosse un favore quello che è un diritto, il lavoro appunto. E si assiste così al fidanzato, alla fidanzata, al padre, alla madre, allo zio, alla zia, ai cugini che in pellegrinaggio vanno nelle anticamere di politici impresentabili, trattati e maltrattati da incolti portaborse, a umiliarsi per cercare di ottenere come se fosse un favore quello che invece è nient'altro che un diritto. Noi su queste cose faremo in Assemblea regionale siciliana una grande battaglia, portando avanti alcuni disegni di legge e verificando nel concreto chi sarà con noi e chi invece fingeva di essere rinnovatore. Faremo buttare la maschera ai finti rinnovatori, dando in questo modo un contributo possibile alla vita politica del nostro Paese. Ci aspettano tempi difficili perché oramai tutti sono accorti che noi non siamo una manica di pazzi che va in giro parlando e predicando, che noi siamo persone che credono nell'onestà e nella responsabilità e siamo una presenza istituzionale forte, siamo presenti nelle istituzioni, ma davanti a noi abbiamo dei nemici molto forti. Il nemico più grande che abbiamo siamo noi stessi, perché noi possiamo rovinare questo straordinario patrimonio di attese, di speranze, di sorrisi che ci è stato consegnato dalla fiducia della gente. E io come responsabile nazionale di questo movimento farò di tutto, ma proprio di tutto, per non far rovinare questo patrimonio, perché il sorriso della gente, perché quanti hanno creduto per noi, hanno creduto nelle cose che dicevamo, non siano delusi. Gli altri nemici che abbiamo di fronte sono i forti che ci vogliono aiutare. In questo momento tanti forti ci vogliono aiutare. La telefonata del Presidente Cossiga all'indomani delle elezioni, la telefonata di compiacimento, di rallegramento, di auguri del Presidente Cossiga fatta a me l'indomani delle elezioni è il sintomo di un pericolo, la spia di una preoccupazione, i forti che ci vogliono aiutare. Ma dov'era il Presidente Cossiga quando nei mesi scorsi noi eravamo massacrati? Dov'era il Presidente Cossiga quando noi chiedevamo verità e giustizia e lui preferiva stare con Craxi e con Andreotti coprendo i criminali e i mafiosi di questo paese? Dov'era il Presidente Cossiga quando noi con forza dicevamo il bisogno di verità? Era certamente dall'altra parte. Quando poi ha visto i risultati, il Presidente Cossiga è corso in soccorso dei vincitori. È troppo facile correre in soccorso dei vincitori, specialmente troppo facile quando si è cercato di eliminarci, perché il Presidente Cossiga ha tentato di eliminare Carmine Mancuso, uso questo verbo, ha tentato di eliminare Carmine Mancuso,
Ha tentato di eliminare padre Pintacuda, e uso questo verbo sapendo quello che dico. Ha tentato di eliminare me, ha tentato di eliminare quanti cercavamo un cambiamento possibile. E all'indomani delle elezioni, avendo visto che c'è il consenso della gente, il presidente Cossiga è corso ai ripari, ha cercato di correre ai ripari. E io devo dirvi con molta franchezza, quest'uomo mi produce grande pena e grande compassione, perché è un uomo condizionato dalla sua salute, condizionato dal suo passato, è un uomo malato, condizionato dalla sua malattia, ma è anche un uomo condizionato dal suo passato. E per un anno è stato cinicamente usato da Craxi e da Andreotti per i loro sporchi giochi di potere. È stato usato e adesso non serve più. Adesso è diventato un ingombro inutile. Adesso tutti vorrebbero farlo fuori, eliminarlo perché è diventato un ingombro inutile. Dopo averlo usato, che cosa resta di questo anno di esternazioni? Di questo anno di esternazioni resta un cumulo di macerie, restano le istituzioni colpite dall'ariete del capo dello Stato, restano le istituzioni messe in crisi, la giustizia allo sbando, la gente che crede possibile un cambiamento presa dallo smarrimento, resta un deserto. Ebbene, coloro che hanno usato cinicamente il capo dello Stato dovrebbero chiedersi in questo momento che cosa hanno fatto, che cosa hanno fatto per il nostro Paese. Hanno distrutto la stessa idea del capo dello Stato e lo hanno massacrato. E oggi ci consegnano un uomo sofferente, dolente, malato. Ci consegnano un uomo la cui faccia, che dovrebbe essere il simbolo della forza del sistema, è diventata invece il simbolo della sua crisi, della sua malattia. Noi dobbiamo guardare avanti. Non possiamo lasciarci condizionare da questi topi che si divorano dentro le scatole. Dobbiamo guardare avanti perché se non guardiamo avanti, se non costruiamo futuro, l'Italia, non la Sicilia, non la provincia di Caltanissetta o di Palermo, l'Italia non entra in Europa e noi saremo condannati ad essere sempre un paese della serie B. Verremo considerati una specie di repubblica delle banane che bisogna evitare che entri in Europa per evitare che contagi il resto d'Europa. Noi non ci consideriamo, come italiani, non ci consideriamo né malati né contagiosi. Sappiamo che esistono personaggi impresentabili. Il nostro impegno, la nostra lotta a Caltanissetta come a Torino, a Palermo come a Brindisi, è di mandare a casa questi politici impresentabili e di consentire al nostro Paese di avere finalmente una rappresentanza politica che non ci faccia vergognare di essere italiani. Vengono i brividi nella schiena a pensare che questo movimento nazionale di cambiamento della vicenda politica italiana sia partito dalla Sicilia, sia partito dal sud, sia partito da questa isola così fortemente piegata dalla mafia e dal sottosviluppo. Perché a noi la mafia e il sottosviluppo ci hanno insegnato come non è possibile la mediazione, come non puoi far finta di non vedere, come il male quando c'è devi denunziarlo e colpirlo. E cominciando e partendo dalla mafia abbiamo scoperto che la mafia rimane impunita per le stesse ragioni per le quali rimangono impunite le stragi nei treni, Ustica, Bologna, Gladio, l'affare Moro, rimangono impuniti tutti i delitti politici. E allora tutti insieme oggi dobbiamo chiedere che cambiare è possibile. E il 16 di giugno dalla Sicilia è venuto un messaggio straordinario, un messaggio di grande forza, un messaggio che sarebbe stato e che sarà sicuramente più forte in una prossima occasione. Quanti a Filippo, quanti a me, quanti a tutti noi hanno detto all'indomani delle elezioni: ma se sapevamo che prendevate tanti voti anche noi avremmo votato. Perché molti sono rimasti a guardare, perché molti erano convinti che questa nostra sarebbe stata un'avventura che sarebbe durata lo spazio di un mattino. Ma chi avrebbe immaginato? Noi lo sapevamo, noi sì, perché vedevamo la gente, il sorriso della gente, vedevamo in giro per la Sicilia quanto è forte il bisogno di cambiamento. E invece molti non l'avevano capito, oggi hanno capito che la nostra forza, sapete qual è? La nostra forza è che noi non conosciamo la gente che ci ha votato. La nostra forza è che noi non conosciamo chi ha votato per noi. Pensate, io ho avuto 1800 voti di preferenza ad Alcamo. Io ad Alcamo non conosco nessuno. A Sciacca 1300 voti di preferenza. Se qualcuno mi dice: ma Sciacca chi c'è? Non conosco nessuno. A Paternò ho avuto 2450 voti. Parlo di città che sono fuori dalla provincia di Palermo. Non parlo della mia Palermo, della mia città. Parlo di altre città, di altri comuni. A Paternò io ho avuto 2450 voti di preferenza. Pensate, il secondo eletto, il primo eletto è il presidente della regione, il presidente Nicolosi, che è di Paternò, che è di quella città, che ha avuto 80 voti più di me.
lui 2530 e io 2450. Se mi chiedete ma chi c'è a Paternò? Non conosco nessuno a Paternò. Non conosco nessuno perché la gente si è liberata dai vecchi condizionamenti. La gente vota perché crede possibile cambiare. Questo straordinario patrimonio è nelle nostre mani. Ed è nelle nostre mani a Palermo come a Udine. Noi siamo convinti, siamo impegnati perché questo patrimonio dia una risposta possibile al governo del nostro paese. Qualcuno dice che noi siamo una forza di opposizione. Noi siamo una forza di opposizione. Ma noi siamo una forza di opposizione seria, come accade in tutti i paesi democratici del mondo. Ma noi non abbiamo la vocazione a fare opposizione sempre. Il nostro sogno non è di fare sempre opposizione. Il nostro sogno, il nostro progetto è di fare bene opposizione oggi per poter governare domani. Noi vogliamo che un giorno a Palazzo Orleano, a Palazzo Chigi, al Quirinale ci sia gente come noi, ci sia gente cioè che metta al centro la persona umana e che consiglia l'onestà, la responsabilità, un principio forte ed importante per la vita politica. Per far questo devi fare oggi opposizione, devi cambiare il sistema, devi modificare le leggi. Per far questo devi fare oggi opposizione per governare domani. Fanno così negli Stati Uniti d'America, fanno così in Inghilterra, fanno così in Germania, fanno così in tutti i paesi democratici del mondo dove si prepara a governare facendo opposizione. E allora noi faremo opposizione, ma la faremo avendo come obiettivo quello di governare. E abbiamo capito, abbiamo saputo, abbiamo scoperto, abbiamo avuto la conferma che questo oggi è possibile. Tra qualche anno, quando si scriverà la storia, perché la storia già si è cominciata a scrivere, quando si scriverà la storia di questo nostro movimento, ricorderemo anche questo incontro. Qualcuno potrà dire c'ero anch'io. Ricordatevi, in tutti i passaggi che verranno da oggi in poi, chiedetevi che cosa fate per cambiare. E se non fate nulla per cambiare, non prendetevela con noi, prendetevela con voi stessi. Perché se le cose vanno male, la colpa non è dei marziani. Siamo noi i marziani. Siamo noi i marziani responsabili dello sfascio. E tutte le volte che incontriamo un politico impresentabile, tutte le volte che vediamo un nostro fratello, un nostro figlio, una nostra moglie, un nostro marito mortificati, costretti a chiedere come se fosse un favore quello che è un diritto, chiediamoci cosa abbiamo fatto per cambiare. Se non abbiamo fatto nulla, rimproveriamo noi stessi. Se abbiamo fatto qualche cosa, avremo scoperto che siamo tanti e oggi in Italia siamo tantissimi che vogliamo cambiare. Grazie. Secondo me, 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 second